Rimango abbagliato da questo. Non dico, ma questo non faceva l'astrattismo, perché è sempre qualcosa che passa attraverso una prevenzione, e quindi tu non ascolti mai l'oggetto, no? Ma ascolti quello che le contraddizioni che tu vuoi andare a cercare nelle cose. Adesso, per questo disco, per esempio, qualcuno ha scritto, io devo anzitutto ringraziare la, come posso dire, la critica, perché mi ha risparmiato, ecco, non ho trovato in nessuna critica uscita qualche cosa che mi riguardasse, come diciamo, prima faceva misticismo, adesso non so, queste cose che trovo veramente tremende, no? Però uno c'è stato che ha scritto una cosa del genere, cioè, finalmente, fortunatamente, con l'arrivo di Sgalambro ha abbandonato il fondamentalismo mistico. Io non ho abbandonato un bel niente. Ecco, questo è un esempio per esprimere. Ma uno deve ascoltare il prodotto e basta, certo, sentire, certo, se ti interessa, è finita lì. Non è una corrente che giustifica, perché poi voglio dire, ho detto anche un'altra volta questa storia, all'interno di questo disco c'è un brano che si chiama Fornicazione, che apparentemente è così spudoratamente dionisiaco, ma dentro si possono trovare tracce di questo misticismo che mi ha sempre interessato. Non è di facile, non è dove sta il bene che c'è il bene, dove si professa il bene che sta il bene, e non è dove si professa il male che sta il male, no? Ma tutto è fortunatamente complicatamente intrecciato. Per fortuna, direi. Ecco. Ci fermiamo per la prima volta in studio e per riprendere la discussione con i due straordinari ospiti di questa ultima puntata del ciclo dell'Ippogrifo. Ma prima di riprendere la discussione e per dare nel frattempo modo a Franco Battiato di fumarsi tranquillamente la sua sigaretta, noi proponiamo un altro motivo, un altro frutto della collaborazione tra questi due personaggi, il filosofo e il musicista. Io pregherei la regia di mandare in onda l'ombrello e la macchina da cucire. Come un insetto che si prende il sole, scendevo lungo il fiume, scrollando le spalle. Che cena infame stasera, che pessimo vino. Chiacchiero col vicino, lei non ha finezza, non sa sopportare l'ebbrezza. Colgo frasi occidentali. Schizzano dal cervello i pensieri, fini le calze, la coscienza trascendentale, no, l'idea si incarna. Dice che questa estate ci sarà la fine del mondo. Berretto di pelo e sottanina di tartan. Have we called fit about the cosmos? Settentrione.
percorso il cammino arrampicandomi per universi e mondi con atti di pensiero e umori cerebrali. In questo testo, come in quello che avevamo sentito, ascoltato e visto all'inizio, c'è forte il richiamo della Sicilia. Abbiamo visto pezzi di immagini, di panorami, e anche i testi stessi hanno questi forti ancoraggi siciliani. Vi chiedo, Sgalambro, cos'è la Sicilia per lei? Beh, se non... Io... Bisogna parlare, credo, di un fatto della Sicilia, del luogo in cui uno vive, e che quindi, ma non è che il luogo in cui uno vive subisce passivamente il fatto che uno viva, ma ti manda qualche cosa, tramescola a quello che tu pensi, alle tue emozioni, si tramescola in se stessa. Cioè, insomma, io sono io e la Sicilia, cioè sono io e questo luogo dove vivo, non posso ignorarlo. Non posso escluderlo, sarei colpevole di un'astrazione malfatta. Naturalmente a partire da qui posso poi fare tutte le astrazioni possibili, ma questo è un punto di partenza. Io sono io e le circostanze della mia vita. La circostanza, entra fra le circostanze il fatto che io vivo in Sicilia. Dicevo all'inizio che ho una qualche soggezione a stare con voi, che per fortuna si sta non via è via positivo, sciogliendo. Ma non è un atteggiamento. No, ma volevo positivo. Dire che però mi resta il timore di porre sempre male una domanda, perché ho fatto una domanda, ma è stata ribaltata ed è stata sottoposta a una implacabile critica. Bello, ma lo trovo molto giusto. È molto giusto, no? Sì. È un atteggiamento. Sì. Però questo, voglio dire, mi mette in una certa condizione di ulteriore soggezione. La Sicilia per Sgalambro è quasi un accidente, diciamo, storico, mi sbaglio? Cioè è lei col suo rapporto verso... Beh, è un luogo. Certo. Franco Battiato invece che fa il pendolare, fra l'altro, perché sì. L'epicentro... Forse facevo il pendolare. Mi parla del suo rapporto con la terra natia, ecco, visto che lei è un po' più... C'è adesso in giugno una specie di tavola rotonda che faremo a sud di Napoli per conto del rettore dell'Università di Filosofia Federico II di Napoli, appunto, che ha come tema appartenenza e destino. Ecco, diciamo che l'appartenenza in questo caso è... l'essere nato in un luogo, appartenere a un luogo in qualche modo, con tutto il passato che si trasmette per vie genetiche, come sappiamo, no? C'è nel siciliano in genere una specie di esagerazione così atavica, che può essere giusta da una parte, ma come tutte le cose esagerate poi si trova scompensata nelle cose quotidiane e banali, no? Trovo che sto ligno e che...